cari cittadini di Valle Sacalda, vorrei innanzitutto ringraziare voi sostenitori per la passione, per l'entusiasmo che avete messo e state mettendo a disposizione della lista numero 2. Speciale va al nostro sindaco Franco Pagliarulo, che ci ha guidato in maniera esemplare, portandoci ad ottenere grandissime soddisfazioni. E poi come non ringraziare gli amici e colleghi amministratori uscenti, Vito, Carmine, Amalia, Pietro, Pasquale, Licia, Delia, Rocco, Angelo, Dolores e Gerardo, candidato alla carica di sindaco della nostra lista Uniti per Valle Sacalda. Allo stesso modo do il benvenuto ai nuovi arrivati, augurando loro una buona campagna elettorale e, se voi elettori lo vorrete, 5 anni di amministrazione. Per quanto mi riguarda, non credo ci sia bisogno di presentazione, ma per chi non lo sapesse, sono Tommaso Addesa, assessore uscente della lista Uniti per Valle Sacalda. Comincio nel dirvi che l'impegno personale offerto al servizio di Valle Sacalda durante i miei 5 anni da amministratore sarà uguale, se non maggiore, nei prossimi 5. Famoso cassetto dei sogni, spesso citato dai nostri avversari. Noi il 24 maggio chiudiamo quello ormai vuoto, aperto nel 2009, e ne apriamo un altro. Altrettante interessante e realizzabile, pieno non di sogni, ma di idee che diverranno realtà. Una di queste è l'apertura di un centro per anziani. Che permetterà a tante persone sole e in difficoltà di Valle Sacalda e non di vivere una seconda giovinezza all'interno di una struttura confortevole e tecnologica. Questo non è un sogno che rimarrà tale, ma è un progetto che tutti noi vogliamo fortemente, come lo era l'apertura di un istituto alberghiero, ora invidia di molti paesi a noi vicini.
Anche i nostri avversari, durante il comizio di apertura, hanno ricordato ai cittadini di Valle Saccarda, e li ringrazio per questo, alcune opere da noi realizzate durante questi 5 anni. In particolare ringrazio il candidato Pasqualino Cipriano. Non volendo, mi ha gratificato e elogiato perché si è soffermato soprattutto sulle opere realizzate a Coccaro. Per troppo tempo Coccaro è stata dimenticata dall'amministrazione che si sono succedute. Era davvero diventata una riserva di caccia, come l'ha definita il caro Pasqualino. Ma da 5 anni a questa parte è diventata un parco nazionale. Grazie al mio impegno e a quello dei miei amici amministratori. E non finisce qui. Nella riserva di Coccaro è stata appaltata la realizzazione dei marciapiedi. Giusto per non farci mancare niente. Sono fiero di questo perché significa che la nostra è stata un'amministrazione che ha guardato ogni angolo di Valle Saccarda, non solo l'ingresso principale venente da Vallata. Per rinfrescare la memoria a qualcuno, non solo Coccaro ha ricevuto la nostra attenzione, ma è evidente a tutti che anche zone come Serro d'Annunzio, via Mancini, via Cesta, via Santa Maria, vi accorgerete che anche qui l'attenzione non è mancata. Per quanto riguarda la questione sollevata dai nostri avversari sul comune come centro per l'impiego, vorrei dire 2 parole. Bravo! La verità è che noi abbiamo rotto un sistema nel quale a lavorare per il comune erano solo quei pochi vicino all'amministrazione. Durante questi 5 anni hanno avuto la possibilità di svolgere anche solo per brevi periodi attività retribuite che, al contrario di quanto vogliono far credere i nostri avversari, ci hanno fatto anche risparmiare. Sono tante ancora le cose che ho da dirvi, ma il tempo a mia disposizione non è molto. La prossima volta, sì. Sicuramente ci penserà il nostro candidato alla carica di sindaco, Gerardo Cipriano. Ad illustrarvi il nostro programma amministrativo nei prossimi 5 anni. Ora tocca a voi, con il vostro voto, dare continuità alla rivoluzione avviata nel 2009.
Votate e fate votare lista numero 2. Viva Valle Ceccanda! Passo la parola a Massimo.